si stava adagiando sugli allori. Ma hai detto prima di uscire? No, adesso no, al programma. Niente, è finito. Sì, adesso no. Mi piace la ma quella bella, nel senso. Non... Punto G. Ti serve. Tra i capelli. Vieni, chiappe d'oro. Quello tra Cecilia e Manuel è un amore guidato più dalla follia che dai sentimenti. Il Magic Mike di Rimini colpisce da subito la mina vagante di Bergamo per la sua estetica e per il suo ciuffo con turbante. E anche lui sembra non disprezzare. Cecilia, me la serve in un piatto d'oro. Limoni appassionati, strusciamenti e sobrietà definiscono i loro primi giorni in villa. Presto però la loro passione si trasforma in una guerra di frecciatine. È venuto solo per far vedere sto cazzo di ciuffo. E ripicche. Almeno faccio ingelosire un po' Manuel, che si stava adagiando sugli allori. Cecilia vuole Manuel, ma lo accusa di non essere abbastanza virile. Tesoro, sei venuto ex on the beach. Io do per scontato che ti piaccia la Manuel non è abbastanza attratto. Sì, mi piace la ma quella bella, nel senso non... La gelosia si infiltra tra le crepe del loro rapporto ed esplode in possessività e ignoranza. Sì, ora perché sennò... Cecilia è costretta a lasciare la villa e si lasciano con parole amorevoli e abbracci. Ma tra Manuel e Cecilia è amore o odio? Basta, quanti abbracci vuoi, vai! E direi di partire subito. Cecilia, cosa mi dici di Manuel? Allora, Manuel mi è piaciuto dal primo istante, ovviamente fisicamente. E gli ho messo gli occhi addosso. Solo gli occhi? Poi l'ho conosciuto un pochino. Ho buttato via la cicca. Hai sposato la gomma? Sì. Va bene. Non ce l'ha nessuno proprio. Nessuno l'ha visto, nessuno l'ha visto. Perdono l'interruzione. Poi conoscendolo un pochino, sai... Non mi ha colpito proprio a fondo. Ma tu hai continuato a negare che ci sia qualcosa, che provassi qualcosa per Cecilia, però la verità è che ogni giorno quasi trovi con la sua lingua in bocca, quindi... Diciamo che mi cercava quando era ubriaco. No, però dicono che gli ubriaconi dicono la verità alla fine, quindi stai attenta. Di solito si dicono ubriachi. In vino veritas, o no? Quindi vorrei sapere come mai non è mai decollata questa storia, secondo te? Ma per colpa te? Sua, per colpa... Cioè lui non mi voleva, lui non mi voleva. No. Io sì, sono sempre stata Manuel molto chiara. Gli ho detto no, tu. No, è il tuo momento. Tu mi piaci, lui continuava a dirmi: no, non sei il prototipo di ragazza che può piacermi, va bene. Cioè, tu lo volevi e lui no. Esatto, sì. Bene. No, non è proprio così. Forse è il carattere che magari forse non mi piaceva troppo. Non ti piaceva troppo. Magari non lo so, però non è scattato quel che da dire. Ma in generale, diciamo così, sei qui, devi dire la verità in questo momento. Ti piace Cecilia o no? Ora, allo stato attuale delle cose? No. No. Vaffanculo! Così proprio dire. Ma adesso io te la faccio a te, Cecilia. Ci ho provato, ma... Ti piace Manuel o no? No. Ma hai detto prima di uscire? No, adesso no, al programma. Niente, è finito. Sì, adesso no. Dai, un'ultima curiosità, Manuel. Visto che abbiamo sentito che il tuo parrucchiere ti ha insegnato questa tecnica infallibile per trovare il punto G delle donne, visto qui siamo parecchi... Chiediamo a qualcuna che conosce se ha funzionato. Mi sa tecnica più fallimentare. Direi anche condividila con noi. Matteo, tu sei curioso di sapere questa tecnica infallibile? Magari su di noi. È giunta l'ora di sapere la tecnica. G. Vorrei sapere. Ma quindi sto punto G dov'è, Manuel? Punto G... Ti serve... Tra i capelli. Punto F, Manuel. Lo devi cercare con l'altro mondo. Io direi comunque, se qualcuno vuole sapere dove trovare il punto G, non chiedere a me. Un ciuffo perfetto anche come quello qui. Chiediamo al tuo parrucchiere, non chiediamo a te. Va bene, ringraziamo tutte e due. E anche il parrucchiere, direi. Sì, anche il parrucchiere, ovviamente. Scusate, mi ero dimenticata di questo piccolo dettaglio. Anche perché a breve ci sarà un'estensione su questo parco. A breve. Bravi. Ha bisogno di una mano. Ah, grazie, adesso. Mamma mia. Il signore.